Hey, ben ritrovati da AndreLink91 in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Brevemente vi dico che mentre mi accingevo ad editare il video appena registrato, ho scoperto che non potevo perché è completamente impossibile editare quel video perché non è un file video normale. È tutto smarmellato e quindi non posso assolutamente montarlo, neanche me lo carica nel programma per editing, quindi non posso farci nulla. Però rigiocherò i livelli già fatti, andrò molto velocemente appunto attraverso questi livelli in modo da farne almeno altri due. Ovviamente covererò tutto quanto quello che c'è da coverare, farò vedere i pezzi di puzzle, come sconfiggere il boss ovviamente, perché c'è un boss di questo livello. E praticamente non ho amici perché ho spento la partita. Dico vabbè, tanto mo monto il video e poi continuo a registrare domani. E invece no, devo registrare un'altra volta adesso perché mi si è fottuto tutto quanto il video. E quindi niente, mi tocca continuare adesso. Però insomma, ce la facciamo andare bene comunque. Allora, questo qua è il primo punto per prendere il pezzo del puzzle arcobaleno, che tra l'altro la prima volta che ho registrato mi ero anche sbagliato perché non sono riuscito a prenderlo e ho dovuto rifare il livello. Quindi questo qui è fatto. Perfetto. Ovviamente me lo conta come già preso. Chef Kawasaki, tu vieni con me. Nella battaglia che andrò a fare, Chef Kawasaki è un po' inutile. Mi servirebbero amici che possono colpire ad ampio raggio, quindi ci servirebbe il ninja, che se non sbaglio si trova proprio qui appena usciamo. C'è la piattaforma, esatto, ma non è qui il ninja, che questo con la staffa ci serve e infatti mi colpisce, maledetto, mentre il ninja no, lo voglio amico e divento io. Ah no, ok, siccome non avevo quattro amici volevo diventarlo io, ma vabbè. Se respawna... Ok, respawna lui, no, vabbè, non fa niente. Andiamo così. Oreo e Argent. In realtà dovrebbero chiamarsi Gin Kin in giapponese, perché appunto significano oro e argento. Ah, è vero, c'è fuoco che continua ad ardere per un po'. È vero, quel fuoco lì arde per un po'. La prima volta che l'ho affrontato me l'hanno lanciato una sola volta, queste palle. Invece adesso... Ah, quelle di fuoco, quindi ci sono quelle di ghiaccio ora, giustamente. Intanto colpiamo. Piccoli danni, ma fanno brodo. Ecco qua, da dove arrivano i maledetti... mi faccio colpire perché sono scemo. Ok, bravo Chef Kawasaki. Ha preso anche un amico, ha preso? No. Va bene. Fa nulla, bacetti, bravo. Mangio un po' qualcosina, che se no sto proprio a zero. Saprei anche come evitarlo il suo attacco quando sbuca da lì, o quando mi viene incontro comunque. Ma è molto semplice a dire il vero. Basta appunto fare l'attacco in scivolata. Ecco, vedi? Molto semplice. Ci vuole un po' di più appunto perché con ninja colpivo di continuo. Mentre invece adesso... Argent è andato. Anche perché dire Argent è strano. E anche Oreo se n'è andato. Va bene. Molto semplici come boss. Poi ci tocca il livello Pianeta Caverna. Questo è molto carino come livello, me lo ricordavo dalla scorsa volta. Ci sono diversi mini boss da affrontare. E sì, alcuni servono per prendere il pezzo di puzzle d'arcobaleno,
Altri no. Dunque, Duke de Zac, no, non mi serve. Abbiamo la spada, però lui mi piace, sì, quindi lui. Benissimo, lo mettiamo a posto di staffo. E via. Oh, cominciamo. Allora, da quale cominciamo? Direi di cominciare da questo qui. Qui c'è Bonkers, mi pare. Tanto lo vediamo subito, non è un problema. No, c'è Dado Pagos. Aspetta un po'. Con l'elettricità, grazie. Perfetto. Perfetto, con l'elettricità è meglio. Dai, che è andato, raga. A posto. Il ghiaccio mi pare che non. Mi pare che ci serve il ghiaccio. Prendiamolo. Al posto di Chef Kawasaki. Sì, poteva cucinarci, ma non importa. Andiamo. E infatti adesso recupero vita, quindi non importa. Per prendere il pezzo arcobaleno bisogna prima finire qualche altro livello. Quindi, una volta che li sconfiggi, compaiono lì e ti segna, insomma, quelli che hai vinto già. Quindi non ti puoi sbagliare. Il brawler qui serve per combattere il boss che è lo scarafaggio? Scarabeo? No, questo è Bonkers, vedi. Ah, cavoli, volevo fare attacco. Tanto colpiamolo. Andato. Bonkers serve, quindi lo prendo al posto di Spinotto. Perfetto, andiamo. Stiamo proprio volando attraverso i livelli. Ve l'ho detto, sarò molto veloce. Però vi mostrerò comunque tutto. Penso che una decina di minuti ce la facciamo. Andiamo qui sotto, poi ci potrei venire anche dopo, visto che è la parte finale, appunto, che mi serve. Però no, ho Bonkers e il tipetto di ghiaccio, quindi va bene anche adesso. Intanto carico l'attacco, così è mentre aspettiamo che arriva Kawasaki. Vai, rianimiamo piccoletto. Andato anche Kawasaki. E scoppia. Bene, nessuno è diventato Kawasaki per fortuna. Se no era un po' una seccatura. A questo punto si apre anche un altro settore. E possiamo andare, direi, sopra tutti. Eccolo qui. Andiamo. Qui c'è lo scarabeo, mi pare. No, che poi non è uno scarabeo, è un cervo volante? Un lucanide? Cioè, ha un nome generico che è Bugsy. Quindi non è che posso proprio sapere con certezza che roba è. Andato. E dai! Mi ha fatto danno senza toccarmi, è eccezionale. Quel nemico è qualcosa di superbo. Ottimo, sono un po' corto di salute, quindi direi di diventare cuoco e cuciniamo gli amici. Ecco un altro cuoco Kawasaki non ci voleva però. Perché infatti ci serviva Bonkers, allora. O divento io Bonkers, dai. Eccolo qua. Vai. Qui poi ci vuole qualcuno che lanci ne. Oh, non. Ah, Vividria pure ci vuole. Accidenti. Allora, Vividria si trova qui. Andiamo a prendere Vividria. Intanto anche Bugsy dorato. Allora, Vividria. Non le sto facendo nulla, a quanto pare. Grazie, brava. Mannaggia te. Mannaggia. È un po' difficile da affrontare con questa abilità.
Lasciala, lasciala. Vabbè. Oh, che fortuna! Che fortuna! Al pelo! Cioè, fortuna fino a un certo punto perché non devo andare a riprendere Bugsy. Però, insomma, dai, forte. Ok, perfetto. Possiamo andare a prendere il pezzo di puzzle che si trova qui. È molto facile, nulla di che. Infatti ci hanno messo anche tutti quanti i personaggi adatti. Qualcuno che si vuole sacrificare. Vabbè, vengo io, dai. A posto. Vividria, fai il tuo lavoro. Tomato! Pezzo di Paisle. E qui c'è il pezzo arcobaleno, che però noi abbiamo già preso, quindi non conta. Cioè, ce lo conta come tre pezzi normali, ma alla fine. Perché quello arcobaleno in genere, quando lo prendi per la prima volta, si va a mettere in punti rosa. Che sono i punti più punti chiave, diciamo. Finito anche questo livello. Il prossimo è il livello boss, che è un boss molto semplice. Anzi, penso fin troppo. Eccolo qua, Luna Grotta. Sarà molto interessante vederlo. Non mi dispiace, eh. Allora, intanto vediamo un po'. No, lui mi serve, quindi rimuovo la mia abilità. E divento lui. Poi come amico togliamo Kawasaki, perché c'è lui che deve diventare amico. Ah no, io devo diventare lui. Sì, devo diventare lui. Cioè, preferisco diventare lui. Allora, andiamo a prendere la stella amici. Eccola qua, senza che vi faccio vedere ogni volta la scena, perché tanto l'abbiamo già vista. E rientriamo qui. Per prendere il pezzo di puzzle qui è un po' infingardo perché si è messo in un punto che non è visibile facilmente. Ecco qua andiamo con la stella. Qui ci sono alcuni pezzi di puzzle minori da prendere. Se volete, basta che fate così, fate il giro e ve li prendete. Però comunque, insomma, io vi consiglio di andare avanti perché alla fine. Poi c'è questa parte qui che è carina pure. Entriamo, bene. E nella prossima stanza il pezzo di puzzle d'arcobaleno. Si trova proprio alla fine. Qui cambiamo posto. Eccolo qua. Bravissimo. Ok, perfetto. A questo punto che si fa? Si fa cascare la bomba. Si va con fiammello. Un, due e tre. Bon. Stesso lavoro qui. Io faccio così per ora. Faccio così. Tacchete. E casca anche questo. Poi facciamo cascare anche questo e intanto andiamo a prendere il pezzo di puzzle che si trova in questa stanza. Cambiamo di posto con fiammello e diamo fuoco alla miccia. Esplode tutto! Ed eccolo qua. A posto. Teniamo sempre fiammello davanti perché appunto ci serve qui se vogliamo far esplodere queste bombe per prendere dei pezzi di puzzle. Il nemico pure per fortuna scoppia stavolta. Qui c'è un altro disegno. Che poi nei commenti mi avete scritto che sono dei quadri tipo. Ma devo ancora ben capire cosa servono. A posto, andiamo ad affrontare il boss. Grand Man. È molto semplice. Se sono bravo riesco a farlo anche con un solo attacco. Ah, cavolo. Niente, ho sbagliato. Non sono stato abbastanza veloce o preciso. Dipende dai punti di vista.
Vai. Allora, intanto inizio a sparare. Inizio a sparare per un semplice motivo. No, ho sbagliato, non ce la faccio più tentativo. Devo rifarlo un'altra volta. Ah, mi sa che è impossibile farlo con una sola volta. Mi sa che bisogna per forza farlo doppio. Non ha senso se no. Poi andiamo con lui, infiammiamolo ed è fatta, raga. Possiamo anche iniziare a sparare fin da ora. E è fatto. Molto semplice, velocissimo. Che poi ora che ci penso, pianeta extra alfa. Ve l'ho fatto vedere la scorsa volta? No. Non ve l'ho fatto vedere, quindi lo facciamo anche in questo livello. Avevo giocato anche questo, ed è un livello molto particolare a dire il vero, mi piace molto perché non è come gli altri, è molto strano, ha a che fare con il giorno e la notte e mi piace un casino. Un casino, mettiamoci l'accento perché casino, erano le case chiuse una volta. Quello era ancora vivo, non lo so. Qui la gente respawna senza motivo. Ah, possiamo proseguire. Allora, avete rotto un po' le scatoline voi, eh? Visto poi che succede quando Kirby si arrabbia? Allora, qui dobbiamo fare. Entra. Ah, rientriamo. Eccolo qui. E di notte si abbassa la marea. Il problema è che non ho Biospark con me. Spinotto. Non Biospark. Ho detto Biospark. Spinotto intendevo. Però questo qui come lo abbassiamo ora? In teoria qui ci vorrebbe o Bonkers o qualcuno che possa schiacciare il pulsante. E praticamente tirava il pezzo arcobaleno, quindi vabbè, nulla di che alla fine, anche se non ve lo faccio vedere, però il risultato era quello. Poi qui c'è un piccolo pezzo dove appunto dobbiamo scappare veloci, altrimenti ci schiaccia. Ecco, poi qui ci inseguo in basso. Molto semplice comunque, nulla di troppo difficile a cui fuggire. Oh, qui qualcuno potrebbe trovare un po' di difficoltà, perché no, quando deve appunto fare il giro in questo mini labirinto. Pezzo di puzzle e via verso la libertà. Qui due chef Kawasaki che... Mamma mia ragazzi, mamma mia. Doppio Kawasaki, già non so, non ne sopporto uno. Figuratevi due. Eccola là, fatta la frittata. Se non altro gli amici escono più forti. Mi dispiace per i fan di Chef Kawasaki, ma non lo sopporto. A posto, bravi. A posto. Finito anche questo. Calano un po' di amici nel caso tu voglia riempire il tuo pancino con Chef Kawasaki, ma no, non lo sopporto come nemico, mi dà fastidio. Che poi è un nemico, in realtà sarebbe amico. Cioè, dovrebbero essere tutti amici, però sono corrotti dai cuori oscuri e quindi... Tutti nemici. Ci ho messo più tempo del previsto, però un altro paio di livelli io li farei. Cominciamo con Pianeta Bianconeve. Ok. Quindi questo è uno di quei livelli dove si può premere il pulsante e avere un livello extra.
Perfetto! Il primo nemico che incontro divento io. Eccomi qua. Perfetto. Sono invincibile! Ah, quello crolla. Che peccato. Non voglio rimanere lì a vederlo. Sì, però, ragazzi, ecco, facciamo... Ah, ma qui si scivola? Ah, ok, si scivola. Yuppie-ha-hey! Oh, maialino che è Crash diventato. Ehi. Ti pensavi, eh? Ah, ma non casca quello se ci rimane... Ah, peccato. Pensavo che appena ci mettessi piedi, Crew crollasse, e invece no. Ha fatto lo scherzetto, ha fatto. Ah, quindi quello serve come amico, ok. Lama... No, lui. Lama ghiacciata! Yes! Glaciale. Ma perché non azzecco i nomi? Forse così. Ah, posso guidarla, giustamente. Bene. Ah, non era per il pezzo arcobaleno qui? Saliamo e facciamo fuori tutti. Quello è diventato un blocchetto di ghiaccio, è diventato... Maialino! Maialo. Quanti maiali? Raga, la sagra del porceddu. Ah, nemico di ghiaccio. Perfetto, mi dispiace amico, ma... I nemici mi stanno un pochino sulle scale. No. Perché? Vieni qui tu. Ah, divento Kirby acqua così. Figo. Non lo sapevo. Allora, abbiamo già chi ci serve. Ma non ho Kirby Lama. Andiamo a prendere Kirby Lama. Allora, da qui dovrei riuscire a farlo. Allora, no, fermati. Ci riproviamo. Ok. Insomma, ci ho messo un pochino. Non è proprio facile direzionare il boomerang. Si chiama Lama Boomerang, quindi... Ok. Da lì no, si esce, non si entra. Se c'è l'uccellaccio del malaugurio, potrebbe servirci per volare controcorrente? Nah. Sì, però spostiamoci da lì. Ecco, ti pareva che uno doveva rimanere ferito in qualche modo. E che ci sarà mai qui? Nulla a dire il vero, strano. Ok, va bene. Sai com'è quando vedi delle cose strane? Ah, ma allora... Qui? No, non è che mi sono fatto colpire apposta. Lì proprio non ho visto nulla. Proprio non l'ho visto, Arachno. È grave? E qui neanche ho visto gli spuntoni. No, questa volta proprio no. Prima mi ero fatto colpire volontariamente da Arachno, ma... Ok, dunque... Bisogna andare di là, quindi. Va bene. Qui non so perché mi abbia colpito, ma... Ok. Allora, il pezzo arcobaleno sta sopra. Io come ci arrivo qui? Molto semplicemente così. Davvero? Questo è quanto? Ah, ma devo scendere. Mamma mia, ragazzi, certe volte proprio te le mettono in una maniera stupida. A posto, ho recuperato anche questo. Due one up addirittura. Wow, sto quasi al massimo. 99 è il massimo? O hanno messo, cioè, o hanno messo 999 come massimo? Comunque sì, siamo fuori dal livello a quanto pare, eh. Eccolo qua, sì. Questo dovrebbe essere l'ultimo, l'ultima stanza. E ci siamo. Ah, forse c'è un mini boss da affrontare sul ghiaccio. Oh, ioi. No, no, tu vieni. Ah, l'ha presa lui. Bene.
Cosa si è aperto? Non lo so. Forse un pezzo di puzzle ci dava, ma non è importante. Dai, ragazzi, siamo fuori oramai. I maialini! Trombette? Dai, a posto. Ah, quindi li conta come sconfitti? Ah, perfetto, volevo lanciarlo. Pensavo che semplicemente toccandolo andasse, invece no. Attenzione perché si è aperto un pianeta extra e livello extra, si chiama pianeta extra, ma anche un boss. Luna ghiaccio, ma è Franziska per caso? Allora nel prossimo video proseguiamo l'avventura, affronteremo Luna ghiacciolo come boss e prima però faremo pianeta extra beta e anche magari un altro livello qui che poi... Oh, wow! Pianeta Torre Antica. Non siamo molto lontani dalla fortezza finale qui, eh? No, no. Oh, attenzione. Che dolore. Ci sono altri piccoli pianeti da fare. E faremo anche quelli man mano che andiamo avanti. Quindi faremo almeno due pianeti. Pianeta Torre Antico, pianeta Extra Beta. Eccolo qua. E poi anche il boss. Quindi vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!